Un saluto a tutti quelli che ci stanno seguendo in questo momento. Io sono Roberta Scorranese, sono giornalista del Corriere della Sera. Sono nella redazione del Corriere della Sera in questo momento, quindi se sentite dei rumori o qualcosa che entra, fa parte della normale vita di redazione. E sono molto contenta di essere qui oggi con un collega, ma anche con un amico, a parlare di un suo lavoro, un suo libro che si intitola Europa, la meglio gioventù, pubblicato da Neri Pozza. Ciao Edoardo Vigna. Ciao Roberta, grazie. Grazie a tutti e sono felice anch'io di essere qui con te e con voi. Soprattutto perché parliamo di un'istituzione che è in Abruzzo, io sono abruzzese, Esatto. quindi E abbastanza. anch'io sono per metà abruzzese, quindi. Lo so, quindi insomma siamo a casa oggi. Esatto. Allora, Europa la meglio gioventù, parliamo di un lungo viaggio che tu hai fatto, anzi, sul piano giornalistico suscita anche dell'invidia, no? Per chi non è riuscito mai a farlo, cioè questo viaggio attraverso delle città europee, escludendo delle metropoli e poi vediamo perché, alla ricerca dei giovani, cioè di che cosa pensano i giovani, come lavorano, come vivono. Verrebbe in mente un reportage di tipo pasoliniano, però allargato, no? Sul piano internazionale. Questo è un libro pubblicato da Neri Pozza, è un libro che è stato fatto prima della pandemia, ma ci sono delle cose che ritornano e che anche leggendolo si capisce che non sono cambiate, anzi sono proprio dei pilastri di una generazione come quella appunto dei ragazzi, dei giovani che tu hai intervistato, che naturalmente rimane ancora adesso. Allora, sono città europee che vanno alla Riga, Siviglia, Copenaghen. Perché hai scelto di escludere le grandi città? C'è un motivo interessante. Sì, infatti è vero, anch'io mi sarei invidiato se avessi avuto un modo di vedermi da fuori, perché è stata un'esperienza molto interessante e è stata quasi esaltante, nel senso che per la prima volta mi sono a un certo punto detto, abbiamo sem diciamo sempre di una generazione di giovani che tante volte riusciamo a capire poco. Ma spesso sdottoriamo noi anziani, li abbiamo anche bollati in tanti modi, anche piuttosto poco piacevoli, poco gradevoli, secondo me anche sbagliati. Però lo posso dire a posteriori, perché in qualche modo io ho voluto andare un po' a stanarli. Sono andato, come dicevi tu, in 10 città, appunto individuate in tutta Europa, dell'Unione Europea, e ho deciso di tagliare fuori le città. Le grandi capitali innanzitutto, e quindi Parigi soprattutto, ma anche città non capitali come Barcellona, perché sono ormai megalopoli, sono ormai metropoli che hanno una natura diversa, sono città, spesso sono addirittura città-stato e hanno una impronta così profonda, così decisa, che sono loro a trasferire il proprio spirito ai giovani che vanno ad abitarla, che vanno a viverla, che andavano prima del Covid e che torneranno appunto dopo il Covid. Da un certo punto di vista, secondo me, non li rappresentavano queste città, e quindi infatti ho individuato appunto Dublino, Riga, Copenaghen, Siviglia, Atene, Praga. Sono tutte città che sono di medie dimensioni, l'unica, la più grande. Le più grandi sono Berlino e Atene, che sono capitali, ma che sono invece città ancora profondamente. Anche Berlino non è una città, non è come Parigi, non è come Londra, che ormai è fuori dall'Unione, è una città che ha ancora una propria natura molto diversa dalle città globali. Io tante volte, anche nelle rubriche che ho avuto, che ho su 7, mi è capitato appunto il mio blog, che adesso è un po' dormiente sul Corriere, si chiama Globalist, perché cercavo di individuare le linee di connessione tra le città globali. Le città globali però stravolgono la natura spesso dei giovani, e quindi era difficile anche individuare la loro natura. E quindi sono andato appunto a cercare i giovani in queste città e mi sono messo all'ascolto. All'ascolto nel senso che, letteralmente all'ascolto, nel senso che sono andato in tutti i luoghi di aggregazione che potevo individuare, trovare, quindi università, luoghi di coworking, aziende, grandi aziende. A Stoccolma sono andato da Spotify, per esempio,
quindi dalle grandi, quelle che chiamano gli unicorns, cioè le società che hanno fatturati superiore a 1 miliardo di dollari. E sono entrato, mi sono presentato tutte le volte e ho raccontato che cosa stavo cercando di fare e a tutti quanti chiedevo, facevo domande, cercavo di superare la loro naturale anche. Così, resistenza. Se mi permetti, io ricordo quando ero, prima di cominciare a fare giornalista, ricordo di aver letto un'intervista di qualche collega bravissimo che aveva intervistato Henri Cartier-Bresson, il grande fotografo francese. E lui raccontava, quindi in un'altra epoca, raccontava di andare in giro con le macchine fotografiche, per me il più grande fotografo che io possa conoscere, e di sedersi al bar o sui gradini di una chiesa, con le sue macchine fotografiche, di stare lì seduto per ore per cercare di diventare in qualche modo parte del paesaggio, in modo da determinare meno, di cambiare meno il corso delle conversazioni e di essere in qualche modo partecipe di quello che viveva, immerso. Io ho cercato nel mio piccolo, naturalmente, senza volermi paragonare minimamente a Cartier-Bresson, di cercare di sentire quello che diceva. In ogni città avrò fermato circa 150 persone, per 10 città sono circa 1500 persone, anche un po' di più. Nel libro ritornano 350 persone nominate, perché sarebbe stato anche perché molte cose erano ridondanti, molti ragazzi appunto dicevano cose analoghe. E in questo modo io ho cercato proprio di raccogliere la loro opinione, i loro sentimenti, il loro modo di essere, e posso dirti che la prima cosa che comunque a me ha colpito più di tutti è di scoprire una generazione che non è, per quanto possano valere le generalizzazioni, che non è sdraiata come in qualche caso li abbiamo appunto, che non è una generazione di bamboccioni, è tutt'altro che una generazione di bamboccioni, è una generazione che ha dovuto affrontare la prima grande crisi economica post Seconda Guerra Mondiale, e che adesso, diciamolo, si trova ad affrontare una crisi, quella provocata dal Covid, da cui noi adulti ci sentiamo colpiti, e quindi figuriamoci i ragazzi che stanno formando la loro personalità, le loro identità, ma che secondo me ci sorprenderà da questo punto di vista. E proprio a questo proposito tu hai coniato un nome molto bello, la generazione Desiderius. Vuoi spiegarci perché e soprattutto che cosa poi accomuna un ragazzo, non so, di Riga ad uno di Siviglia invece? Ecco, sì, io appunto ho cercato per trovare questi punti di contatto, naturalmente ci sono anche molte differenze tra di loro, ho cercato un po' di setacciare, ecco, poi tutti questi incontri, queste chiacchierate, blocchetti su blocchetti, perché poi non registravo quasi mai, erano sempre appunto, scrivevo in modo anche da rendere evidente il fatto che io stessi registrando la loro voce, quindi non volevo proprio che loro fossero consapevoli che io ero proprio attento in ascolto. E per me a un certo punto mi sono reso conto che naturalmente in molte di queste città c'erano cittadini del luogo, del paese in cui mi trovavo, e molti ragazzi che venivano da molti altri paesi europei per l'esperienza di Erasmus, che è una grande esperienza e che per fortuna appunto continuerà ancora una volta dopo il Covid. E la generazione Erasmus, noi l'abbiamo sempre chiamata generazione Erasmus, giustamente, proprio per definizione. Ma il nome latino di Erasmo da Rotterdam era Desiderius, il secondo nome latino. Ed era. Ho cominciato a ragionare sull'etimo di questa parola. Desiderius, e il desiderio, è anche perché il desiderio era quello che affiorava costantemente nei racconti dei ragazzi che incontravo. Erano spesso loro a usare questo termine. Prevaleva la parola desiderio sulla parola sui sogni. Io mi capitava anche così, un po' banalmente, giornalisticamente, di fare: quali sono i tuoi sogni? Classica domanda che si fanno in questi casi. E loro trasformavano la parola sogni in parola di desiderio. Il mio desiderio è. Quindi è qualcosa di molto più concreto, ma desiderio viene da desiderare,
dal latino desidera, cioè dalla mancanza di stelle, e dal slancio verso quelle stelle, queste stelle polari, secondo me, che in qualche modo indicano la rotta verso la quale poi tutti questi giovani pensavano e pensano di puntare. E questo, per questa ragione, secondo me, sulla generazione Erasmus è prevalso la definizione di generazione Desiderius, perché secondo me hanno dentro quello spirito che era di Erasmus a Rotterdam, quello spirito umanistico, quello spirito di voler cercare la propria identità, di andare a scavare in modo tale e di provare nella realtà dei fatti per poter individuare la propria identità. E però c'è appunto questo slancio verso uno zenith verso il quale andare a puntare. E come dicevi giustamente, qual è il punto, i punti di contatto? I punti di contatto sono naturalmente diversi, ma un ragazzo di Siviglia, un ragazzo di Riga sa, tanto per cominciare, sapeva, e temo che adesso lo sappia ancora di più dopo la crisi del Covid, una volta che l'avremo in qualche modo superata o in qualche modo metabolizzata e, come dire, normalizzata. Sa per cominciare che non può contare come la nostra generazione, io sono più grande di te, ma come la nostra generazione, poteva contare in qualche modo sui genitori, sugli anziani. I ragazzi di Siviglia, come i ragazzi di Riga, come i ragazzi di Praga, come i ragazzi di Atene, sono ragazzi che, sanno di dover farcela da soli. Perché la nostra, la generazione dei genitori deve far fronte in primis, non è come per me, io posso parlare per me, io sapevo che c'erano i miei genitori dietro, che se avessi avuto una defiance grave o una necessità importante, avrebbero avuto il modo di intervenire per potermi recuperare, per mettermi una rete di protezione. Questi giovani sanno che l'hanno ben passato, non si pongono neanche il problema, quindi sanno di dover andare senza rete. E in uno degli incontri, perché poi nel libro ho incontrato anche qualche adulto che mi ha, così, per confrontarmi, fra questi ad Atene ho incontrato uno scrittore molto famoso, Petros Markaris, sono andato a casa sua, è stato un incontro anche molto, molto bello, molto lungo, perché siamo stati a lungo a chiacchierare, e lui mi raccontava di frequentare, di un signore ormai ottantenne, straordinario, di frequentare i nipoti e gli amici dei nipoti. E lui diceva: io sono convinto che questa generazione prima o poi ci chiederà conto della... Io non sono d'accordo con lui, sono convinto che non ci chiederà conto perché si rende conto, non perderà tempo a chiederci conto di quel futuro che magari prima del Covid e un po' anche con questa situazione un po' aggravata, non perderà tempo perché saranno tutti intenti a cercare di costruire e di ricostruire. Una cosa che li accomuna, che tu ripeti quasi in tutti i capitoli, è quella della strada, cioè la strada dallo street food, alla street art, fino poi alle manifestazioni che abbiamo visto anche di recente, e non soltanto di recente, perché poi i giovani, sono, dimentichiamoci, che sono scesi in piazza prima del Covid, naturalmente per l'ambiente. Potrebbe essere questo un altro aspetto interessante che spesso noi adulti trascuriamo, perché li immaginiamo chiusi nelle stanze, abbiamo sempre detto giornalisticamente, sbagliando, che sono appunto chiusi in camera, e invece ci troviamo di fronte ad una cosa molto sorprendente. Sei d'accordo? Sì, assolutamente. Anzi, grazie per aver individuato questo filo che io non avevo neanche in realtà proprio esplicitato del tutto, ma è così, appunto lo street food, lo street music, la strada
Lo vediamo anche in questo momento, noi vediamo i ragazzi e tante volte li critichiamo, anche in qualche caso poi li critichiamo anche forse giustamente, ma vediamo per esempio quanto desiderio hanno di uscire, quanto stiano soffrendo per quella chiusura in casa che sono stati costretti a vivere in questo anno. Io sono convinto che ovviamente c'è una parte della gioventù che comunque... si richiude in se stessa e si richiude nella propria stanza e di questo dobbiamo anche appunto, dobbiamo cercare di tener conto e dovremmo cercare, perché noi adulti comunque abbiamo una responsabilità nei confronti di questi giovani, non possiamo far finta e lasciarli un po' buttarli nel mare e sperare che nuotino. Invece i ragazzi hanno proprio lo slancio verso l'esterno, uno slancio magari confuso, uno slancio che non è consapevole dell'indirizzo. Io a un certo punto cito Gandhi, perché Gandhi diceva che la vera moralità sta non nel seguire il sentiero battuto, ma nel trovare la propria strada e nell'avere il coraggio, più o meno cito più o meno memoria, nell'avere il coraggio di perseguirla. E questo è secondo me proprio questa strada, questo battere la strada passo dopo passo è una costante. E come dicevi tu, anche nelle manifestazioni, io ne ho incrociate a Varsavia, ad Atene. E li ho visti proprio andare un po' a tentoni, perché poi, appunto, in quel desiderio, in quella stella che non c'è che si cerca, non è che è sempre facile, tante volte ci si perde anche ma la strada, la voglia proprio di individuare un percorso, di tentare. A Siviglia ho conosciuto, è nominata una ragazza. Che una studentessa che era italiana in Erasmus, e che appunto diceva: io pensavo di tornare indietro, poi invece ho pensato che sarebbe meglio finire qui l'università. Si va un po' a tentoni, però questo appunto percorso lo stanno costruendo con grandi difficoltà, ma in tutte le esperienze che ho incrociato ho visto una vitalità. Una forza che io pensavo, appunto, perché tante inchieste ne hanno così, mi avevano fatto credere che ormai non ci fosse più molta speranza, diciamo, che fosse un po' una generazione ripiegata su se stessa. Invece io, questa è la cosa che ha messo al peso di più, tutt'altro che ripiegata, c'è un'energia. Poi che come riusciranno a esprimerla, ecco, questo è tutto ancora da vedere, ma anche loro vogliono vederlo. Questo è importante perché questo ci riguarda tutti. Tu hai detto una cosa molto giusta: tutti noi abbiamo delle responsabilità, siamo coinvolti, ci crediamo assolti, in realtà siamo coinvolti tutti. E se posso dire anche al giornale, sia io che te, qualche volta ci siamo confrontati anche sul ruolo dei più giovani, che cerchiamo in tutti i modi poi di valorizzare e non sempre ci riusciamo, insomma, speriamo di sì. Verissimo. Senti, invece questo sguardo giovane ci aiuta anche a capire le città. Mi viene in mente Berlino. Da come la descrivi, sembra una città che non cambierà tantissimo dopo il Covid perché ha già in sé gli anticorpi che le permettono di resistere. Sei d'accordo con questo? E se mi racconti qualche altra città che hai capito meglio attraverso lo sguardo dei giovani? Guarda, allora sì, sono d'accordo, perché Berlino mi incuriosiva molto, perché mi sono sempre domandato come mai una città in cui si parla tedesco, quindi non esattamente la lingua più semplice o comunque la lingua più diffusa, ovviamente si parla anche inglese, ma si parla molto tedesco nella città, anche nei luoghi di lavoro, nei luoghi di studio. Quindi mi sono sempre chiesto cosa spingesse tantissimi giovani anche a superare una certa difficoltà da questo punto di vista. E ho trovato una frase di Bertolt Brecht che è andato a vivere e a morire a Berlino Est nel 1956, che diceva: se c'è un motivo per cui si può preferire Berlino alle altre città è perché è una città in continuo cambiamento. E soprattutto quello che diceva, che era la cosa importante, è che ciò che è negativo oggi può diventare positivo domani.
Questo è la chiave di Berlino, questa è la chiave che alla fine io sono andato poi a verificare un po' quando ho trovato questa frase e ho scoperto che è effettivamente quello che pensano un po' tutti. Cioè Berlino è una città in cui tutti quelli che vanno pensano che si possa sempre ribaltare qualcosa che è negativo e farlo diventare positivo, trasformarlo. È la natura della città stessa e c'è poco, non c'è nulla che possa cambiarlo, perché poi si va avanti da almeno un secolo, ecco. E sono convinto che questo sarà è uno spirito che permetterà anche Berlino, che sta soffrendo e molto in questo momento con il Covid, lo stiamo vedendo, i casi in Germania in questi giorni stanno esplodendo, quindi non, la Germania non si trova in una situazione così migliore rispetto a quella italiana, anzi, in certi casi anche peggiore. E però, secondo me, Berlino ha questa cosa dentro che è accesa e continuerà ad accendersi anche dopo il Covid. E, che cosa ho trovato anche ma molte città mi sono state mostrate. Io posso dire che la città che è poi uno dei vertici di Erasmus in Spagna, Siviglia, e Siviglia mi hanno i ragazzi che mi hanno proprio portato in un flusso di vita, perché per loro è una vita notturna, ma è anche una vita diurna, perché poi loro andavano a dormire quelli che facevano la vita notturna, io poi la mattina dopo invece andavo in università a incontrare degli altri. Però Siviglia, per esempio, è una città in cui i ragazzi mi hanno fatto capire che cosa è Erasmus, per esempio, lì. Erasmus lì permette di scoprire se stessi veramente, di svelare se stessi a se stessi. Non perché facciano cose folli, qualcuno le fa naturalmente, anche non voglio negarlo, però non è questo, è il fatto che veramente finalmente cominciano a esplorare uno spirito di una città molto disponibile a mostrarsi e a permettere loro di vivere anche normalmente cose. A scoprire normalmente le cose. Quindi Siviglia è senz'altro una città delle città che mi ha più sorpreso. Un'altra delle città che mi ha colpito è Praga, è una città che io già amavo naturalmente, però è una città che mi ha sorpreso perché trattiene invece i ragazzi, non li fa andare via, non perché li vizi, perché poi alla fine lavorano, fanno lavoretti, guadagnano poco, però è una città che si vede che ama le persone che arrivano, tant'è vero che chi ci nasce non vuole andare via, chi ci arriva spesso non vuole andare via. Cerca addirittura molti dei ragazzi che vanno lì a vivere un'esperienza di studio, di lavoro, tende a farla continuare per qualche anno. Ed è una città che, anche qui la lingua non è facile, però è la città di Kafka, ma è anche la città di tantissimi altri artisti che appunto vizia, un pochino vizia, i giovani che sono lì e che scoprono di potersi amare, di poter amare se stessi in una città come quella. E mi ha molto colpito, ma tutte quante in realtà, di tutte quante ho cercato un po' di individuare un po' lo spirito attraverso i giovani. A proposito di artisti, è molto interessante Copenaghen, che tu associ alla parola felicità. Abbiamo sentito, abbiamo visto, abbiamo letto nei giorni scorsi questa ricerca che pone la Finlandia, no, come paese più felice. E allora ci si chiede, visto che poi tanti commentatori, anche sul Corriere della Sera, no, Beppe Severini si è posto il problema e diceva, insomma, ma allora che tipo di felicità è questa? È una felicità gioiosa oppure è una felicità diversa, quella in cui vivi in un posto in cui le cose funzionano? Quindi è più paragonabile alla serenità. Che tipo di felicità hai visto? Ma in generale, come potresti definire la felicità di questa meglio gioventù? Come se la vivono? Sì, questo appunto, come dici, hai detto giustamente tu in questi giorni, poi quando riemerge questo index, la World Happiness Index,
ci costringe sempre a comunque a tornare a domandarci e a cercare di acchiappare questa emozione, questo concetto che poi alla fine è quello che dovrebbe in qualche modo cercare di ispirarci un po' tutti. Mi ha colpito Copenaghen, come dici giustamente tu, perché Copenaghen è una delle città del nord dell'Europa dove, secondo questo indice, che ha diversi indicatori e diversi criteri di valutazione, è sempre in testa, più o meno in testa. Se non è prima, secondo, se non è seconda, è terzo, se è terzo, l'anno dopo cercherà di riconquistare il primo posto. E lì ho veramente sono andato proprio alla ricerca della felicità per cercare di capire quale fosse per loro. In questi giorni appunto c'era tra la Finlandia, la serenità della Finlandia, come la descriveva anche la collega, in particolare Alessandra Guglia, che l'ha scritto sul Corriere della Sera, e dall'altra parte una felicità appunto come quella di Siviglia che raccontavo prima. Ma in tutti questi casi io ho trovato, posso dire che il punto di contatto e il minimo comune denominatore che c'è a Helsinki come a Siviglia è quello che io ho trovato a Copenaghen. La felicità in tutti questi casi, che sia un po' gioiosa come quella appunto più estroflessa come di Siviglia, o più intimista come quella di Helsinki, in realtà è dovuta a un elemento, che è quello che mi hanno detto tutti i ragazzi a Copenaghen. Stare in compagnia delle persone che amiamo, con cui ci troviamo bene. La felicità è nelle relazioni. E a Copenaghen c'erano questi giovani, io sono capitato tutti i giorni che sono rimasto lì, c'è stato il sole, sono stato fortunato perché in qualche modo mi ha fatto vedere, perché altrimenti probabilmente sarebbe stata una cosa più interna, più casalinga. Mi ha fatto vedere che i ragazzi appena c'è un raggio di sole escono fuori al sole, si cercano, si frequentano. Cercano tutte le occasioni per vedersi e per stare insieme e per ballare per le strade, ancora una volta ritorno alla strada, per stare sole naturalmente, ma per stare insieme. E lo vediamo anche in questo anno in cui abbiamo tutti quanti sofferto. Secondo me abbiamo la controprova, una cartina al tornasole, visto che parliamo di esterno. Perché ci siamo accorti come stare chiusi in casa, seppure con gli affetti, non ci basta. Andiamo sui balconi, cerchiamo di conoscere i vicini o i dirimpettai, di cantare insieme con gli altri. Ecco, io ho capito, per quello che vale sempre la generalizzazione, in questi casi mai, mai perché è un fatto personale la felicità, ma la condizione più comune della felicità è nello stare insieme, nel cercare di stare insieme in tanti modi positivi, di condividere cose, di trovare quella solidarietà, non a caso, anche qui, anche in questa grave crisi che stiamo vivendo di pandemia, la solidarietà, il vivere insieme, anche qui andiamo all'etimo delle parole. La solidarietà ci dà gioia. Quando sentiamo un racconto dei medici, degli infermieri, ci emoziona, ci fa quasi, ci commuove, perché sentiamo che quello vivere insieme è quello che dà un po' un senso alle cose, che siano anche le relazioni amorose, ma che siano le relazioni anche di amicizia, di famiglia, di rapporti familiari, così come abbiamo vissuto quel grave dolore che viviamo quando una persona cara è dovuta andare in ospedale, non abbiamo potuto salutarla, non abbiamo potuto salutarla perché l'abbiamo persa che era in ospedale o perché non abbiamo potuto andare neanche al funerale. Ecco, questo secondo me, il capitolo dedicato a Copenaghen, secondo me dà proprio il precipitato della nostra umanità, la solidarietà, lo stare insieme, il vivere i sentimenti e i rapporti è quello che dà il senso a tutto.
Senti, invece a Dublino hai trovato degli italiani, e che italiani, perché proprio in una terra ferita negli anni scorsi politicamente, storicamente, e poi anche ferita dalla crisi economica, hai trovato dei ragazzi che puntano su una cosa, cioè la solidarietà. La raccontiamo perché secondo me è una storia molto bella. Sì, infatti è stato anche qui una sorpresa, e anche qui sempre in questo modo di andare in giro un po' random, una persona che mi accompagnava da un'altra e da un'altra ancora, sono approdato dentro Google, che poi perché Google, appunto, come dicevi tu, l'Irlanda per superare la grave crisi economica ha puntato, come sappiamo, su una soluzione, diciamo, di detassazione che ha attratto le grandi società tecnologiche, tra queste Google. E Google è un polo attrattivo non da poco per i ragazzi di tutto il mondo, di tutta Europa e di tutto il mondo. Nella sede, nell'headquarter di Dublino, i dublinesi, in senso ampio, i nuovi dublinesi, per citare un grande libro di James Joyce, tra questi nuovi dublinesi io ho trovato questi tre ragazzi italiani che lavoravano da Google, ma insieme, tra l'altro in aree diverse di Google, ma si sono messi insieme per inventarsi un nuovo sistema per indicizzare, diciamo così, per aiutare le società di charity, le società di beneficenza, e bypassare le perdite, diciamo, di denaro che ci sono nei vari passaggi, e fare in modo che la quota maggiore possibile di versamenti dati in beneficenza arrivino ai destinatari della beneficenza. Loro hanno fatto questo sito che si chiama altruism.ie, che è il nome per l'Irlanda, e hanno trovato questa soluzione straordinaria. Ed è bellissimo, è stato bello perché loro si trovavano in mensa. Nella mensa per parlare di questa iniziativa che era a latere della loro attività professionale, hanno continuato a farla, a metterla a punto, e questo dimostra ancora una volta quanto spirito di iniziativa ci possa essere. Naturalmente non dico che tutti i ragazzi siano così, ma è veramente ingeneroso non riconoscere invece a questa generazione quanta spirito di iniziativa, nonostante le difficoltà, abbia avuto modo di mettere in campo. Senti Edoardo, tu hai Speriamo che viaggiato tante cose, anche, come abbiamo detto, in parte detto, anche in alcune città dell'Europa dell'Est che sono attraversate di recente da numerose tensioni, sulle lotte per i diritti civili. Insomma, ci sono notizie che ci arrivano tutti i giorni e che noi sul Corriere della Sera su 7 documentiamo. Che atteggiamento hai visto in questa meglio gioventù proprio nei confronti di queste grandi questioni, come l'aborto, oppure la condizione delle donne, le minoranze? Sì, in particolare, diciamo, ho visto soprattutto Varsavia. Io ho visto anche, appunto, delle 10 città, Varsavia, Riga e Praga sono le 3 città dell'ex Europa dell'Est, insomma, dell'Unione Sovietica che ho visitato. Varsavia in particolare. Varsavia ovviamente sta vivendo da tempo queste tensioni su vari, soprattutto, appunto, sui diritti civili e nel caso specifico anche appunto, la lotta per l'aborto, che è una lotta continua. Io ho visto una cosa singolare, nel senso che non erano in piazza non c'erano soltanto i giovani, c'era anche la generazione, diciamo, che a me è venuta a chiamare la generazione Solidarnosc, perché era questi tanti signori con i baffoni, eccetera. Però c'erano tanti giovani è una società comunque divisa, che è una società che non ha, in cui ancora uno spirito univoco e unitario non c'è. Però vedere manifestazioni continue, manifestazioni di piazza, gente che non si arrende, ragazzi e ragazze che hanno voluto, quando io appunto ho cominciato a parlare con loro, a fermarli, c'era magari qualcuno che mi chiedeva se potevamo parlare un po' separatamente perché poteva essere messo in difficoltà, e c'era chi invece voleva assolutamente, mi accompagnava
a condividere con un capo popolo, un piccolo, giovane capo popolo piuttosto che un altro. Anche qui c'erano anche manifestazioni di resistenza personali, tentavano, però sempre anche qui è ritornato uno scambio, ecco, se non una vera e propria, spesso una condivisione, ma comunque uno scambio. Io non ho visto una generazione che si arrende, pur in una situazione, come tu sottolineavi, molto, molto accesa, una grande frattura all'interno della società, una società che comunque va verso una deriva anche autoritaria, che non a caso dell'Unione Europea è stata più volte stigmatizzata, o addirittura c'è stata proprio l'apertura di procedure delle autorità giudiziarie europee. Appunto, anche nelle varie situazioni, a un certo punto io sono finito appunto in questo errare un po' così disordinato, sono finito anche nell'Accademia di Belle Arti, e anche lì c'erano i ragazzi che da una parte volevano continuare a fare arte, che è quello che desiderano, e dall'altra però ci tenevano a mandarmi per email la fotografia dell'opera con cui volevano dimostrare la propria opposizione a certe linee politiche del paese. Quindi io non voglio sembrare l'ottimista a tutti i costi, che non sono, perché poi, anzi, sono stato il primo ad essere sorpreso comunque da un'energia che non si spegne, no? Anche può essere più nascosta, può essere sotto la cenere, ma c'è continuamente. Ecco. Quindi mi ha dato una speranza molto forte per le nuove generazioni europee questo viaggio. E chiudiamo proprio con la speranza, ma anche con una domanda. Tu, al Corriere della Sera 7, sei la guida di un importante supplemento, Pianeta 2021, che si occupa proprio di tematiche ambientali, dell'ecologia, di un tema di grandissima attualità. E c'è un personaggio che è appunto Greta Thunberg, che è al centro, no, di tutto questo. Quando si parla di Greta, però spesso vediamo una sorta di cinismo, no, da parte di noi adulti, come se volessimo sminuire un po' questo impegno, e purtroppo molto spesso si sente dire: sì, però è una ragazzina fragile, manipolata da qualcuno di più grande di lei. Insomma, Thunberg non è questo, è molto di più, no? E quindi che cosa si può rispondere a questo cinismo che io non esito a definire proprio da vecchi? Ah, sì, è verissimo. Hai ragione, potrebbe essere definito meglio. Guarda, mi è colpito vedere Greta adesso, prima con Putin, poi con Biden e con Trump, come tutte e due cercavano appunto di sminuirne la figura. La verità è che Greta ha fatto, comunque ha avuto la forza di opporsi ai vecchi e a chi voleva continuare a fare un business vecchia maniera, disinteressato ai problemi del pianeta. E Greta e tutti coloro che sono scesi in piazza, i giovani che sono stati scesi in piazza con lei, anche i giovani che magari nelle città italiane, per esempio, avevano così un po' di scetticismo nei confronti della politica tradizionale, e che invece sono stati accesi grazie alla testimonianza di Greta, che poi non ha fatto neppure un manifesto, ha semplicemente manifestato una gravissima preoccupazione. Oggi, in poco tempo, se ci ripensiamo, Greta, sono 3 anni più o meno, quindi non è 10 anni fa. La situazione, la percezione che noi abbiamo dell'importanza di agire nei confronti di tutto ciò che può causare
emissioni di gas serra, impoverimento del pianeta, della biodiversità, anche sia dal punto di vista del business, dell'impresa, è cambiato profondamente. Pianeta 2021, su cui peraltro tu hai l'ultimo numero che è uscito mercoledì, tu hai fatto una bellissima intervista a una scrittrice americana, Hanya Yanagihara, veramente una gran bella intervista, sono felice che siamo riusciti anche a metterla in pagina. Pianeta 2021 cerca un po' di raccogliere tutte queste testimonianze, non perché ci sia nessun desiderio di militante, diciamo così, ma perché c'è e si è ribaltata la percezione, improvvisamente si è accesa una percezione che è quella che deriva da quella dei giovani che io ho incontrato nelle città, anche a Stoccolma, che è una delle città che ho visitato. Perché questi giovani, che sono i giovani che alle ultime elezioni europee hanno fatto aumentare sensibilmente la partecipazione elettorale, che sono quelli che hanno premiato i partiti verdi, che sono quelli che in Germania potrebbero premiare la nuova leader del Partito Verde che correrà per la cancelleria. Questi giovani si sono resi conto, e torno a quello che dicevo all'inizio, che i vecchi, anche quelli come me, non hanno le risposte e forse non sono più in grado di veramente, o magari hanno bisogno di essere un po' rivitalizzati, ecco, ringiovaniti. E questi giovani, secondo me, hanno portato e ci portano una forza, una vitalità e una linfa che è molto importante e di cui noi dobbiamo tenere conto. E per fortuna cominciamo a tenere conto. Se noi osserviamo quello che sta facendo il mondo dell'economia, l'Europa, un terzo dei progetti del Recovery Plan deve essere dedicato a progetti appunto di transizione ecologica. Nel governo Draghi abbiamo un ministero per la transizione ecologica che affianca il ministero per la transizione digitale, che hanno un'importanza enorme. E le aziende ormai si trasformano sempre di più numerose in B Corp perché devono rispettare certi criteri. È passato attraverso Greta, attraverso la spinta che ha dato la generazione di Greta, i giovani che hanno partecipato con lei, è passata una percezione completamente nuova, in pochissimo tempo, non è comune, questo tipo di ribaltamento. Abbiamo una consapevolezza che il riscaldamento globale, incide sulla nostra vita. Cominciamo a pensare che la pandemia sia stata provocata anche da uno squilibrio dei sistemi ecologici, da una perdita di biodiversità, potrebbe essere, non abbiamo la prova naturalmente, ma che virus come questo, come quello del Covid, e che altri virus in futuro potrebbero derivare da un squilibrio. E finalmente abbiamo preso atto del fatto che dobbiamo occuparcene rapidamente, drasticamente, e che questo può diventare addirittura la leva per un mondo in cui anche l'economia gira diversamente. E secondo me qui c'è poco da dire. Se non ci fosse stata Greta, sì, forse ci saremmo arrivati. Se non ci fosse stata purtroppo la pandemia, forse la pandemia ci ha dato una spinta, ma la grande spinta ce l'ha data Greta, la generazione di Greta e i giovani quei giovani che ci sono dentro questo libro, quei giovani che hanno individuato una stella importante, che hanno capito che dovevano intervenire loro, perché se avessero lasciato tutto a quelli come me, della mia generazione, quelli più grandi di me, non sarebbe cambiato il corso delle cose da questo punto di vista. E adesso dobbiamo essere conseguenti, responsabili, come si diceva prima, conseguenti e solidali con i giovani, ecco, che ci hanno indicato una strada e dobbiamo riconoscerlo perché molto lo dobbiamo anche a loro.
Bene, quindi allora, altro che ragazzina fragile, mi viene da dire. Ecco, quindi quando ogni volta che io sento dire queste cose, poi risponde in una maniera molto forte, Sono d'accordo. mi fa arrabbiare questa cosa. Quindi viva la meglio gioventù, ricordiamoci allora Europa, la meglio gioventù, pubblicato da Rivozza, di Edoardo Viglia. Compratelo, leggetelo anche, leggete anche Pianeta 2021, perché è un supplemento fatto benissimo. Quindi adesso, al di là dei complimenti che mi hai fatto per la mia intervista, ma insomma ci sono le più importanti firme della galassia Corriere della Sera e 7, ma non solo, e complimenti anche per il tuo impegno, un impegno molto forte in un settore, come abbiamo detto, in questo momento cruciale. Grazie Edoardo, Grazie a grazie. te Roberta, grazie a tutti. E grazie a Flaiano, grazie all'Abruzzo, grazie a tutti quelli che ci avete seguito. E quindi magari arrivederci a un prossimo appuntamento. Grazie ancora.